mandano in testa. Il diavolo viene esibito in versione culturista. Sono i primi secondi del match. Show di Edmundo, fortunato sul tentativo di rinvio di Costa Curta, evita la rimessa da fondo campo e poi possesso prolungato di palla. Aspettano Costa Curta e Guglielmi in Pietro. Insiste Edmundo nel suo personalissimo show. Alla fine si stanca Costa Curta, che dopo 40 secondi riceve da 30 Lange il cartellino giallo. Ancora Edmundo dentro l'area, destro, c'è la potenza, soluzione però centrale, respinge Abbiati. Il Milan si vede per la prima volta in attacco con Morfeo, ex Fiorentina. Il sinistro di Morfeo è debole, può parare Toldo. Da Zighe a Uea, controllo e tiro da fuori, palo interno, ma si salva la Fiorentina. Uea aveva chiesto l'aiuto di Dio per questa sfida dal sapore scudetto. Rivediamo la sua conclusione e c'è anche un altro replay dalla microcamera dentro la porta della Fiorentina. Rischia l'espulsione per somma di cartellini gialli Costa Curta, che interviene così su Edmundo. Trentalangi ha concesso la punizione. Maldini e Birov, vita dura oggi per lui nel duello con Repka. Scivola Battistuta proprio davanti alla panchina del Milan. Poi Edmundo al limite, controllo, gran destro e viene pareggiato il conto dei Legni. Edmundo, destro esplosivo, palla colpita di leggero esterno. Ancora un replay per questa sua conclusione. Con questa simpatica cartolina Mario Piergentini ci porta al secondo tempo. C'è un calcio d'angolo in favore della Fiorentina e Battistuta chiede inutilmente a Trentalange il calcio di rigore per una presunta spinta di Sala. Episodio da rivedere in moviola. Sbuca dietro la difesa della Fiorentina Zighe. Poi Zaccheroni manda in campo Boban al posto di Morfeo, un cambio molto indovinato. Tanto Battistuta rischia l'ammonizione per questo controllo con il braccio sinistro. È stato graziato Battistuta da Trentalangi. Boban, le sue finte, poi il cross. Alla meglio Uea su Falcone, ma mette fuori, cercava l'angolo basso sul primo palo. Uea. Ammonito Ambrosini per trattenuta di Edmundo, era diffidato Ambrosini, salterà Milan-Venezia. Cross di Zighe, Uea, stavolta Falcone nemmeno salta, ma il liberiano mette fuori. Ciupa una seconda palla gol, non è finita. Boban, fortunato nel duello con Ayrich, ma trova sulla sua strada un super Toldo. Quasi incredulo il croato, che involontariamente colpisce anche la palla con la mano. Estremamente reattivo Toldo in questa parata super. Con la Fiorentina in difficoltà a centrocampo, Trapattoni gioca comunque la carta a Robbiati al posto di Kois. Boban scatenato, Birov anticipa Repka ma mette fuori, un'altra occasione fallita dal Milan. E poi il finale sfortunato per Battistuta, prima un impatto con Birov. Siamo al 33esimo del secondo tempo, Battistuta rimane fuori per 3 minuti, poi, anche se visibilmente claudicante, decide comunque di rientrare in campo per dare il suo contributo fino alla fine. Poi sul lancio di Padalino un altro infortunio, stavolta molto più serio, un infortunio che può pesare molto nell'economia di questo campionato. Trapattoni ha già capito tutto, come ha detto il dottor Manzuoli, medico sociale della Fiorentina, la collega Sanipoli, si tratta di una distorsione del ginocchio sinistro con sollecitazione delle strutture esterne, in particolare del legamento collaterale esterno, interessamenti anche al tendine e al menisco. Viene azzardata una prognosi, ma da prendere con molto beneficio di inventario, dai 25 ai 40 giorni, ma in questi casi si rischiano brutte figure, bisogna aspettare ancora qualche ora per avere le idee più chiare. Dunque il big match finisce 0-0, Trapattoni e Antonioni sicuramente già parlano di Antonioni, di Battistuta e di Edmundo, mentre Zaccheroni lascia Firenze con la soddisfazione di una squadra in continua crescita, nono risultato utile consecutivo per il suo Milan. Possiamo dunque staccare con le immagini montate da...